Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Io accetto il caos, ma non sono sicuro che lui accetti me. Questo è Bob Dylan, cantautore statunitense, che dice questa frase. È quasi un nostro contemporaneo, nato nel 1941, è ancora vivente. E lui dice: io accetto il caos, ma non sono sicuro che il caos accetti me. E fa bene avere questi dubbi. Nella nostra vita siamo ben disposti ad accettare il caos, ma il caos di per sé ci travolgerà e ci macinerà e ci farà diventare caos noi stessi. Ecco perché abbiamo bisogno di mettere ordine nella nostra vita. Le cose a caso non sono mai ben fatte. Noi delle volte parliamo del caso come se fosse qualcosa di importante, eppure le cose fatte a caso, a casaccio, la vita caotica, la vita dove non esistono regole, dove non esistono riferimenti, dove non esistono ancora dei punti chiari, è una vita in grande pericolo. È come se per strada ognuno girasse con un codice suo personale. È come se per qualcuno il semaforo rosso significa andare e per quell'altro è fermarsi. E potete immaginare il caos che sarebbe. Le regole servono per imparare a vivere e a vivere insieme nella maniera corretta. Il caos non ha mai aiutato a vivere. È vero che estremizzare e vivere sotto rigide leggi ci impedisce di esprimere la poesia, ci impedisce di esprimere cose profonde, cose vere. Ma non dobbiamo lasciarci dominare dal caos. Ci sono alcune cose che vanno regolate, altre che possono essere lasciate libere. Dobbiamo stabilire dei punti di riferimento, sennò il caos dominerà la nostra vita e ci distruggerà. Non possiamo buttare tutte le regole via senza avere un riferimento per la nostra vita. Gesù riassume tutta la legge e i profeti in due parole dicendo: se ami Dio e ami il tuo prossimo, fai quello che ti pare. Queste non sono proprio le parole di Gesù, però la legge e i profeti è riassunta in queste due parole, dice Gesù. Ama Dio e ama il prossimo. Martin Lutero diceva: se ami Dio, fai quello che ti pare. Che significa questo? Se amiamo Dio, faremo sempre le cose fatte bene. Potremo pure sbagliare, ma torneremo indietro, chiederemo scusa. Quando amiamo Dio e amiamo il prossimo, anche gli errori non sono così gravi. Non c'è niente che non possa essere rimediato. Non lasciamo che il caos domini la nostra vita. Lasciamo spazio alla poesia, lasciamo spazio ai sentimenti, ma mettiamo le cose al suo posto. Amiamo Dio prima di ogni altra cosa e amiamo il nostro prossimo. Il nostro prossimo non quello lontano lontano, ma quello più vicino. La moglie, il marito, i figli, i compagni di lavoro, di scuola, i vicini di casa. In questo tempo così tormentato, dove per un non nulla si commettono omicidi, abbiamo bisogno di imparare ad amare, a rispettare, a perdonare. Ed è questa la sfida. Impariamo. Non lasciamoci dominare dal caos, ma impariamo a vincere e a vivere nell'ordine della grazia di Dio. Un abbraccio da Giacomo. Puntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.